qui proprio in questo hotel. Sono venuto almeno 2 o 3 volte perché c'era il premio Rizzoli. Ricordo proprio per Salto nel Vuoto lo vinsi insieme al produttore Silvio Clementelli, poi andò finalista in altri anni, quindi poi sono venuto anche una volta anche in vacanza, sì. E poi al premio Visconti, una durata bellissima, chiaro. Poi tra l'altro ho avuto il privilegio di venire con un motoscafo da Napoli direttamente qui, bellissima insomma. Si è parlato di tanti temi alla conferenza stampa, per quello che riguarda i soggetti, grande successo stanno trovando i soggetti che fanno riferimento, che portano poi alla nascita di film biografici, di opere che parlano della vita di personaggi realmente accaduti, vengono proposti con grande insistenza, perché si vuole valorizzare la storia o perché di storie diciamo originali concepite da autori di cinema ce n'è poche? È chiaro che vengono proposte biografie di personaggi non troppo grigi, ma direi piuttosto avventurosi, che però in qualche modo condensano nella loro biografia anche fatti italiani di enorme importanza, come nel caso di Buscetta. Che poi questo sia diffuso, sì, è vero, ma la produzione è sempre a caccia di nuovi soggetti, di nuove storie, e quindi partire da biografie, però come so, a prescindere ci sono biografie particolarmente cinematografiche e altre invece che non lo sono. C'è bisogno forse dei chiaroscuri della vita vera? Sì, è chiaro poi che se tu fai una storia che non sia che sia attraente, non noiosa, e devi in qualche modo scoprire nei personaggi anche una serie di risvolti della loro vita personale, dei loro rapporti personali, come nel caso del traditore, i figli, la moglie, la passione per il canto, questo. Quindi devi in qualche modo inventare sulla realtà, è un po' questa la sfida di questo tipo di film. Una battuta sul suo prossimo personaggio, che appunto per seguire questo filone delle biografie sarà Aldo Moro. No, non solo lui, Aldo Moro e tutta una serie di altri personaggi che sono stati protagonisti della sua tragedia, ma non solo i celebri, ma anche i minori, storicamente minori, che però sono magari in un film estremamente importanti, i familiari, gli amici, coloro che nessuno conosce, però che sono state importantissime in questo tipo di storia.